In questo video vi dimostro come tagliare e servire l'ananas in modo professionale. E farete un figurone con i vostri ospiti. Taglierò l'ananas in quattro parti e ora vediamo insieme come proseguire. Come vedete, ho già tagliato l'ananas a metà. Ho preso un ananas con colorito arancione, questo colorito significa che l'ananas è maturo quando dovete scegliere durante l'acquisto. Quindi, in questo caso, l'ananas è già preparato, ora per fare l'altra metà vado a incidere in mezzo al frutto con un coltello a sega, perché comunque per fare queste operazioni con questo frutto va usato un coltello a sega. Taglio l'altra estremità in modo da dividere le due parti. Ora tolgo il torso dell'ananas facendo una piccola incisione sulla parte finale, ma anche alzando e mettendolo in verticale vado a seghettare la parte più dura che c'è all'interno. Dopodiché andrò a fare l'operazione di incisione per creare delle piccole fette per poter servirlo ai nostri ospiti. Quindi parto a seghettare vicino alla buccia, penetrando a metà con il coltello e proseguendo la stessa operazione fino ad arrivare dall'altra parte. Di conseguenza giro la fetta, vado a incidere riprendendo il taglio precedente. Resto sempre vicino alla buccia per fare un taglio a vivo, proseguo fino a raggiungere l'altra estremità. In questo modo il frutto è completamente separato dalla buccia. A volte succede che magari il taglio non è riuscito definitivo, si va sotto col coltello e si va a togliere la polpa in modo corretto. Questo è l'ananas separato dalla buccia. Ora vado a tagliare e fare delle piccole fette su tutto il frutto separato dalla buccia. Di conseguenza vado a fare questo movimento per separare le nostre fettine che abbiamo appena creato e tagliato. Dopodiché si può mettere su un piatto di servizio. Possiamo condire con del rum o